Bentornati nel canale degli uomini d'avanza ad Andrea e... L'assonnato. Oggi abbiamo una cosa da raccontarvi. Era carnevale, martedì grasso. Abbiamo incendiato dei sacchetti con la cacca dentro. Così si fa a carnevale, il rituale. Sì. Allora, siamo andati a vedere la sfilata delle maschere tradizionali a Mamoiada. Persiamo lui. Siamo io e altra gente, non ero da solo, io e altre persone. Siamo andati a Mamoiada per vedere la sfilata di carnevale delle maschere tradizionali. Se non ci siete andati, andate, perché è una cosa veramente siete bella. Siete ancora in tempo fino all'anno prossimo. Sono in tempo per prendere i biglietti per andarci l'anno prossimo, quello sì. Quindi andateci perché è una figata, ma soprattutto ci hanno sorpreso perché intorno a mezzanotte, alla fine della sfilata, è presente che si offrono zeppole, parafritti, cose così? Esistono posti dove offrono roba? Eh sì, nelle sfilate carnevale sì. Ah, ok. Invece che offrire le classiche zeppole, parafritti, dolci tipici del carnevale, wow, passano con i camioncini e offrono favelardo. È stata una cosa bellissima, a mezzanotte, il piatto delle fave con lardo. Secondo me spuntino. Un parafritto non avrebbe fatto lo stesso effetto. È proprio... E poi... Cioè, è una cosa super vissuta dalle persone del posto che se regola. Ma i bambini mangiando favellardo! Una bomba! Comunque, questa esperienza mi ha fatto pensare. Portiamole nel canale la ricetta delle fave con lardo. Ovviamente fatta a modo nostro, eh. Non a modo dei ragazzi di Mamoiada, noi non siamo di Mamoiada. Le facciamo un po' alla maniera campidanese, un po' come le abbiamo vissute noi. Va bene? Diverse. Quindi avete capito, oggi cuciniamo fave con lardo. Per questa ricetta avremo bisogno di lardo, ovviamente, un pezzettino. Questo è lardo fatto in casa da un amico. Lardo fatto in casa, fatto da un amico di Macomer. Ciao Henry, te lo presento un giorno, fa il lardo buono, anche formaggio fa molto bene. Sì, formaggio l'ho assaggiato. Scalogno, aglio, ci sarebbe servito l'aglio selvatico e il finocchio selvatico. Non siamo riusciti a reperirlo, quindi aglio e cimettina, barbettine di finocchio normale. In realtà non avevo voglia di andare in campagna. Ah beh, io non avevo voglia di andare in campagna, quindi non l'abbiamo reperito perché lui è pigro, ok? Questa sarà la nostra base. Questa sarà la nostra base. Dopodiché, cotiche di maiale. Guardate la ciccetta che c'è in questo pezzo di cotica. C'è una roba bella. E un po' di carne mista di maiale. Noi abbiamo preso un po' di bistecchine di pancetta e un po' di costine. Pompine. Ma in realtà quello che avete, le orecchiette, come diceva Alessio. Orecchie, zampe, la coda. Un po' di bietola. Le nostre fave secche che abbiamo ammollato per un giorno intero in acqua. Da buoni campidanesi abbiamo portato anche e ne aggiungeremo due pomodori secchi. A loro? Sì, anche un po' di lauro. Anche la fogliolina di lauro che ci sta sempre bene. Quindi gli ingredienti li sapete, iniziamo a cucinare. Quindi iniziamo facendo a pezzetti la nostra carne, a tocchettini, perché poi la dovremo... Striscioline. No, te l'ha detto striscioline e tu mi tocchi i tocchettini. Nessuno ti tocca i tocchetti, vai. Quindi striscioline, circa mezzo centimetro. Dai, per una volta hai azzeccato la misura. Quindi una volta finite le cotiche passiamo alla costinetta di maiale. Nel nostro caso alla costola attaccata, molto spesso non si trova la costola, ma questa tanto la mettiamo così com'è, la dividiamo in due.
che niente dà sapore come le costole. Mangi le fave, troverai questa roba in mezzo, sarà veramente una cosa. Quando ti ritrovi la roba in mezzo alla fava, veramente. Vedi che poi qui c'è molta più cartilagine piuttosto che. Vado alla come voglio io? No, cubetti. Come la faresti tu? Cubettini. Allora vai alla come vuoi tu. Che bello animale il maiale. Ci regala tante cose buone. E questa sarà la nostra parte grassa. Oltre a questa. Ah, tu magro. Faremo anche la bietola. Questa andremo a metterla intorno a fine cottura. È giusto per dare un tocco di salutare al piatto. Proprio ciao ciao coronarie. Com'è che canta la canzone? Coronarie, coronarie. Le nostre preparazioni sono fatte, ora ci accendiamo la macchina dell'inferno. Ok, la mettiamo a fuoco medio-basso. Iniziamo a mettere il lardo. Il lardo. Insieme ci mettiamo un po' di finocchietto, così iniziano a facciamo fuoriuscire tutta la ciccetta, tutto il nostro grassettino dal lardo, che sta già profumando l'ambiente. Ok, vai, getta la carne. Vai. Diamo una bella arrosolata alla carne. Alziamo quindi bene la... Andiamo a salare leggermente la carne. Non tanto perché ci sarà... Il lardo era salato, i pomodori secchi sono salati, quindi piano, eh. E possiamo anche già iniziare a girare. Sì, ma nella ricetta tradizionale andrebbe messo tutto insieme alle fave, fatto cucinare per lungo tempo come una sorta di minestrone con meno acqua. Allora. Però a noi ci piace la crosticina del maiale, il sapore del frittino, quindi è a modo nostro. Allora, la carne è rosolata, ora la levo un po' la carne perché andremo a rosolare tutte le cotiche in modo che tolgano fuori un po' di ciccia, anche loro. Quindi giù le cotiche. Che ve lo dico a fare? Aggiungo scalogno, aglietto, questo e anche un altro altri due rammettini di finocchio, il finocchietto, l'altra carne. Capito i bei piatti completi, antichi, sapori buoni, veri. Questo se adesso fai in un ristorante stellato e ti fanno una cosa così, sono 500 euro minimo. Mi sto facendo da fare una cosa, io la faccio. Ho grandi aspettative su questo piatto, devo dire la verità. Uniamo le fave? Sì.
che abbiamo ascolato precedentemente. Ok. Adesso tappiamo. Portiamo a ebollizione, una volta che bolle l'acqua possiamo anche abbassare la fiamma. Allora, qui siamo anche quasi all'ebollizione. Guarda che spettacolo. Cioè, tu immaginati questa roba qua a mezzanotte. Che poi l'hanno fatta proprio per farla. Sono arrivati 5 camioncini, ognuno aveva delle pentole, quelle di acciaio, le marmitte in acciaio da 50 litri, ne avevano 2 a camioncino, 10 marmitte di coso, sono 500 litri di favellardo. Mi sta rinfacciando il fatto che io non c'ero. 500 litri di favellardo, 500. 100. 100. 500. La bellezza di... Cioè, un saluto a Mammo Yada. La bellezza della fava. Altro che San Defiso, Mammo Yada mi fa emozionare. Allora, questo qui sta bollendo. Abbassiamo la fiamma, lasciamo sobbollire. Fino a quando le fave saranno belle morbide. Belle morbide. Tanto poi la bietola ci cuocerà in 5 minuti neanche, forse 2. Però sì, l'importante è che le fave siano belle morbide. Se serve acqua, aggiungetene. Sì. Ogni tanto controllate. Io mi gratto la pancia. A dopo. Ciao, fate da bravo. Vediamo come sono le nostre fave. Cioè, vabbè. E che non vi arriva il profumo, perché sennò... La carne è cotta. Guarda, guarda com'è. Guarda. È in cottura circa 2 ore. Sì. E ora andremo a unire la nostra verdura giapponese, chiamata Eda. Ah, questa avrà bisogno di qualche minuto di cottura, non giusto tanti, per appassire. Esatto, quindi siamo praticamente pronti, la ricetta è praticamente pronta, fatta. Siamo pronti, andiamo ad impiattare. Direi che è il momento di mangiare. Che dici? Che dite? È il momento di mangiare? È il momento di mangiare. Il momento più bello della giornata è arrivato. Vediamo sta fava lardata se mi riporta a Mammo Yada. Se c'è qualche toscano, glielo dice lui. Vabbè, super cremosa, buonissima. Questo legume, va bene come legume, lo posso chiamare legume. La senti l'arteria? Salute! Ipero, salute sta fava! Guarda come si stacca dall'osso! Oh. Buonissimo! Buono, buono, buono! Quindi, provate le nostre ricette! Se ancora non l'avete fatto, malissimo! Stavo succhiando una fava. La battuta del giorno, mi dispiace. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, accendete la campanella così rimanete aggiornati sulle prossime ricette in arrivo. Tra l'altro quella della settimana prossima sarà una bomba clamorosa. Seguiteci sui social, Facebook, Instagram e TikTok. Lui parla, io mangio, non è che lo sapete, ormai avete capito che... Troppo buona questa cosa. Se provate le nostre ricette, scrivetecelo sui commenti e ci vediamo
la settimana prossima con un nuovo video. Forza.